Buongiorno e bentrovati con il nostro appuntamento quotidiano. Buongiorno a te Giovanni, ci risiamo. Buongiorno, buongiorno a tutte voi e a tutti voi. Ecco, torniamo in apertura di questa puntata ad occuparci ancora una volta della tragedia avvenuta sul Gargano. Ormai da diversi giorni è stato celebrato ieri pomeriggio a Foggia il funerale, anche il funerale di Andrea Nardelli. Si tratta del copilota dell'elicottero che è precipitato il 5 novembre scorso ad Apricena. E tanta la commozione, guardiamo insieme questo servizio. Ultimo straziante saluto nella cattedrale di Foggia ad Andrea Nardelli, il copilota dell'elicottero Alidaunia, che la mattina del 5 novembre scorso è precipitato, per cause ancora in corso di accertamento, nel territorio di Apricena dopo essere partito dalle isole Tremiti. Oltre ad Andrea, 39 anni, hanno perso la vita il pilota, un medico del 118 ed una famiglia slovena di 4 persone. In tanti hanno partecipato al funerale del giovane pilota, ultimo delle 7 vittime, a ricevere il commiato religioso dalla vita terrena. La sua bara chiara, a pochi passi dai genitori e dai due fratelli, è stata attorniata per tutta la cerimonia funebre dai colleghi di Alidaunia. Andrea ha vissuto pochi anni, ma la vita non si conta con gli anni, ma di come è vissuto. Andrea l'ho conosciuto, ecco perché sto qua. Ho volato con lui tante volte e ho capito chi è Andrea. Andrea era pieno di vita, responsabile, maturo, più grande della sua età. Quanto invidiavo lui, Andrea e i suoi colleghi, per il coraggio che hanno. Ha voglia quanto abbiamo volato in tempi peggiori, con una bravura, con una professionalità. Diciamo la morte, ma la nascita, la seconda nascita di Andrea ci fa fermare tutti e a dire che io potevo essere al posto suo. È difficile raccontare chi sei per ognuno di noi, riportare a galla tutti quegli istanti che rimangono impressi nei nostri ricordi, momenti di pura amicizia. E con il naso all'insù osserveremo il cielo blu con gli occhi ricolmi di lacrime, nette, che dolcemente scenderanno sulle gote a bagnare quel dolore che indelebile resterà nelle anime di tutti noi. Un momento forte anche questo, come del resto i precedenti, i funerali che abbiamo avuto modo di raccontare anche nei giorni scorsi, dopo appunto questa tragedia di cui ci siamo occupati ampiamente fin dai primi minuti, purtroppo, Giovanni. E oggi anche i quotidiani riportano appunto la notizia sì, di questa... Beh, sì, sicuramente, come già ieri, per la verità, la notizia del primo funerale, perché ce n'è stato uno ieri mattina, e anche un secondo. L'ultimo saluto nella cattedrale di Foggia anche per Andrea Nardelli, copilota dell'elicottero Alidaunia, caduto il 5 novembre in agro di Apricena. C'erano la famiglia, gli amici e anche i colleghi che tra l'altro hanno messo sulla bara la sua tuta blu da aviatore. E poi ancora celebrare soprattutto l'omelia è stata affidata a padre Massimo Achim, parroco delle isole Tremiti, da cui l'elicottero era partito quel sabato alla volta di Foggia con 5 passeggeri oltre i 2 piloti che sono morti tutti e 7. Domenica si erano svolte anche le esequie del capitano Luigi Ippolito, 60 anni, considerato un grande esperto e abilitato al volo non solo sugli elicotteri ma anche su alcuni tipi di aerei commerciali. Anche per questo l'ipotesi dell'errore umano, pure accreditato da alcune fonti, al momento viene considerata residuale. L'idea è che l'elicottero, che è sparito dal radar senza che sia stato lanciato un allarme, si sia trovato in una situazione di pericolo improvviso, un guasto meccanico, un evento meteo oppure, perché no, una collisione, perdonate, si era parlato
di un drone eventualmente. Le indagini della Procura di Foggia stanno andando avanti con l'esame dei documenti acquisiti in regione nella sede di Alidaunia presso il fabbricante dell'elicottero caduto e nelle sedi degli enti che hanno rilasciato le varie autorizzazioni. A occuparsi della rimozione dei resti appunto dell'A1W9 caduto potrebbero essere i vigili del fuoco. Insomma, sicuramente un momento anche di raccoglimento, di commozione per una storia veramente ancora incomprensibile, a meno che proprio il caso è, come dire, la sfortuna probabilmente anche meteorologica, era una situazione, c'erano condizioni davvero difficili. Ricordate tra l'altro come il medico che poi è il medico delle emergenze, proprio, che purtroppo non c'è più, che appunto è morto in questo incidente, sarebbe dovuto partire con il traghetto come faceva solitamente, ma siccome il tempo non era clemente ha pensato di prendere l'elicottero per arrivare in maniera più sicura rispetto alle condizioni del mare. Così purtroppo non è stato. Non è stato per i passeggeri, non è stato per chi ci lavorava su quell'elicottero, per i due piloti. Abbiamo visto ieri, abbiamo fatto riferimento, abbiamo parlato dell'esequie, del funerale celebrato per il pilota, e poi questa è stata la volta, ancora una volta, triste per il copilota. Certo Giovanni, dobbiamo dare un aggiornamento di cronaca proprio di queste ultime ore. La Polizia di Stato dalle prime ore di questa mattina sta eseguendo, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza, ben 22 misure di custodia cautelare emesse dal GIP distrettuale del Tribunale di Potenza nei confronti di soggetti accusati di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata in particolare al traffico di allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l'aggravante del numero dei partecipanti e nella disponibilità di armi. L'operazione antidroga ha interessato in particolare i territori della provincia di Matera, Bari e anche Taranto. I dettagli di questa operazione saranno illustrati nel corso della mattinata dal procuratore distrettuale antimafia di Potenza, appunto nel capoluogo lucano. Torniamo ad occuparci adesso invece delle presunte torture e danni di un detenuto nel carcere di Bari. Si sono svolti nelle scorse ore gli interrogatori di garanzia dei tre agenti arrestati. Uno di loro ha ammesso le violenze scusandosi. Ascoltate. Domenico Coppi, uno dei tre agenti di polizia penitenziaria di Bari, arrestato per le accuse di torture nei confronti di un detenuto di 41 anni affetto da una patologia psichiatrica, ha ammesso la sua responsabilità nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Avrebbe chiesto scusa, aggiungendo di aver sbagliato. Il secondo agente, Raffaele Finestrone, ha invece respinto le accuse, riferendo di essere intervenuto in una situazione di pericolo in seguito all'incendio, mentre si è avvalso della facoltà di non rispondere il terzo agente arrestato, Giacomo D'Elia. Tutti e tre si trovano agli arresti domiciliari. L'episodio di violenza risalirebbe al 27 aprile scorso, quando il detenuto aveva dato fuoco a un materasso della sua cella. A quel punto gli agenti, secondo l'accusa, sarebbero intervenuti picchiandolo con calci e percosse. Si sono svolti anche gli interrogatori di garanzia degli altri sei agenti penitenziari indagati, per i quali il GIP ha disposto la sospensione temporanea dagli 8 ai 12 mesi. Tra gli agenti con l'interdizione più alta, Antonio Rosati ha fornito la propria versione dei fatti, respingendo le accuse. Sono 15 complessivamente gli indagati, tra cui un medico e tre infermieri del penitenziario barese. I reati contestati a vario titolo sono tortura, falso ideologico immateriale, omissione di atti d'ufficio per non aver impedito le torture, violenza privata e omessa denuncia. Intanto i PM che coordinano le indagini, Giuseppe Maralfa e Carla Spagnuolo, hanno disposto che il 17 novembre prossimo un accertamento tecnico non ripetibile sui telefonini sequestrati agli indagati. Bene Giovanni, approfondiamo anche questa notizia. Beh sì, c'è traccia di
traccia, abbondante traccia, una pagina intera, il titolo principale, siamo con Repubblica Bari, detenuto picchiato, agente si scusa, chiesta l'interdizione per il medico, i PM invocano nuovi provvedimenti per altri due poliziotti che sarebbero coinvolti nell'aggressione al 42enne, la difesa dice tanti atteggiamenti violenti da parte sua anche a Foggia, Lecce e San Severo da parte del detenuto picchiato. Poi ancora su questo discorso ci sono appunto le sospensioni. Intanto l'8 novembre sono finiti agli arresti domiciliari i tre agenti penitenziari per aver picchiato un detenuto di 42 anni e poi ancora sei agenti sono stati già sospesi, alcuni per un anno, altri per 8 mesi. Le posizioni degli ultimi sono le più leggere. Un agente ha chiesto scusa, tutti hanno cercato di spiegare al giudice le difficili situazioni in cui si lavora in un carcere e poi ancora svolte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria e coordinate dal procuratore Maralfa e dalla PM Spagnuolo le indagini. E su questo argomento anche Gazzetta, in particolare l'edizione di Bari, torna e tratta la cosa. Torture in cella, gli interrogatori, le scuse dopo l'arresto. Uno degli agenti finiti ai domiciliari ha confermato al giudice l'aggressione, ammettendo anche di aver sbagliato. E poi ancora, la procura ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sui cellulari sequestrati agli indagati per estrarre il contenuto delle chat. E praticamente i poliziotti davanti al GIP, tra ammissioni e silenzi, sul pestaggio in carcere. E tortura, i reati quali sono? Tortura, falso, omissione di atti d'ufficio, violenza privata e omessa denuncia. Insomma, non sono leggere, insomma, come argomentazioni. Le riprende anche il Corriere del Mezzogiorno: violenza in carcere, agente ammette e si scusa, interrogatori di garanzia degli indagati coinvolti nel pestaggio di un detenuto disabile con problemi soprattutto psichiatrici, tre poliziotti della penitenziaria sono ai domiciliari, come abbiamo già sentito. Insomma, la cronaca su questo tiene desta l'attenzione da un lato, ma fornisce anche elementi chiari, elementi molto articolati, proprio per non perdere questo percorso, anche perché sicuramente ci possono essere i precedenti del detenuto, è quello che mette in luce in particolare Repubblica, e dice i cosiddetti eventi critici sono tanti e non soltanto quelli avvenuti nel carcere di Bari, ma anche a Foggia, Lecce e San Severo. Il 4 febbraio, per esempio, lo stesso detenuto aveva minacciato di morte alcuni agenti dicendo che se entri nella mia cella ti sgozzo, e lanciato fuori dalla stanza il telecomando e il televisore. E il 3 febbraio aveva ingerito una pila, e lo stesso aveva fatto il 7 marzo. Il 23 gennaio aveva colpito con un manico di scopa un altro detenuto. In due occasioni aveva fatto a pezzi la coperta ricavandone strisce per impiccarsi, e altre due volte aveva incendiato il materasso, rotto su pellettili, divelto il water e il lavandino. Devo dire che sotto questo aspetto è un problema che ha a che fare sicuramente con l'incolumità dei detenuti, e quello che è successo è una cosa di una gravità estrema, ma va anche tenuto presente che le condizioni, in questo caso di questo detenuto, e la qualità della detenzione non è quella giusta rispetto ai problemi psichici che il detenuto stesso presenta e ha manifestato, come abbiamo visto, l'abbiamo letto, molte, molte volte. Sul fronte invece lucano, Giovanni, ci sono dei problemi che interessano la sanità. È da diversi giorni che ci occupiamo delle proteste che sono state organizzate nei giorni scorsi a favore della sanità materana e nelle scorse ore anche a Potenza, appunto su Viale Verrastro, dove c'è la sede istituzionale della Regione Basilicata, Sanità Futura. Ha anche incontrato il governatore lucano Vito Bardi. Nel prossimo servizio ascoltiamo cosa è accaduto.
Il presidente di Sanità Futura Giuseppe De Marzio, titolare del centro radiologico Madonna della Bruna di Matera, in segno di protesta contro il ritardo nell'erogazione dei contributi per le società che operano nel settore sanitario privato lucano, ha protestato su una gru da cui pendeva uno striscione con scritto «Sanità uguale morte» avanti la sede della Regione Basilicata Potenza. Quello che non riusciamo proprio ad accettare, a farcene una ragione, è come si fa a pensare che si possano erogare prestazioni e poi non essere puntualmente remunerati e pagati. Ovviamente quando si arriva ad una situazione come la nostra, esasperante, per cui abbiamo già allarmato da mesi sulla crisi aziendale, sulla crisi occupazionale, sulla crisi, sull'emergenza sanitaria diffusa, è chiaro che siamo fuori tempo massimo, ma il nostro è, come dire, un bussare, un allarmare su quello che difficilmente sembrava peggiorabile, invece è stato peggiorato. Dopo aver incontrato una delegazione dei rappresentanti di Sanità Futura Bardi, ha fatto sapere che nella giornata di giovedì incontrerà i direttori generali di ASP Luigi D'Angola e ASM Sabrina Pulvirenti per confrontarsi sulla questione. Continua la protesta, in questo caso anche per gli ambulatori privati, e vediamo la Gazzetta oggi fare anche sintesi su quanto accaduto ieri. Giovanni? Beh sì, certamente, ambulatori privati in tilt, dove sono finiti i fondi stanziati? Se lo chiedono le proteste davanti appunto alla sede della Regione, su una gru davanti alla Regione Giuseppe De Marzio di Sanità Futura, dice ci elogiano per il nostro impegno e poi ci lasciano alla deriva. Neppure un euro è stato erogato dei 5 milioni previsti dalla legge regionale, insomma 15 milioni della i 5 milioni della regione coprono il fabbisogno fino al 30 settembre, ma intanto non si sono ancora visti. Devo dire che sotto questo aspetto è chiaro che notevole preoccupazione c'è, perché già abbiamo una sanità che ha problemi, moltissimi problemi per quel che riguarda il pubblico. Se anche la sanità privata, che appunto ha protestato sulla scala automatica sotto la regione, devo dire che ognuno trova le strade che può e che vuole per poter protestare e farsi vedere, è chiaro che una situazione molto compromessa, bisogna recuperare velocemente. Io penso che per la verità dopo la giornata di ieri e dopo il Consiglio regionale di ieri ci possa essere la possibilità per recuperare. Per la verità colgo anche l'occasione per riprendere un concetto che in questo caso direi mi sembra più un incidente possibile, può succedere, però era veramente preoccupante. È successo a Matera, un ago ingola mentre inala, mentre respira, mentre si cura dal dentista. Inalato durante la devitalizzazione, donna salvata dopo un intervento a Bari, decisiva la tempestività dei soccorsi, ma sotto questo aspetto è chiaro che può succedere, e sotto questo aspetto ancora una volta, eccolo qui, c'è sono intervenuti a Bari velocemente, dove è arrivata da Bari a Matera e l'equipe di chirurgia toracica del Policlinico di Bari, diretta dal professor Marulli, è intervenuta e ha salvato la paziente, perché l'ago si era messo di traverso nella trachea e era andata a finire nella via aerea, attraversando la trachea, addirittura incuneandosi nel bronco inferiore del polmone di destra. Insomma, è un caso, e non è l'ultimo, dice per la verità il professor Marulli, in ordine di tempo succedono tantissime cose di questo tipo, anche con, diciamo, oggetti meno preoccupanti. In particolare c'è tutta una dinamica per quel che riguarda i bambini, in questo caso succede con una certa frequenza. Certo, l'ago in gola, l'ago da devitalizzazione che ti finisce in gola, un poco di problemi li crea. Ecco, a proposito di questa notizia, vediamo insieme il nostro servizio e ascoltiamo anche le parole di Marulli.
È stata salvata grazie a un'operazione d'urgenza al Policlinico di Bari per rimuovere un ago per la devitalizzazione dentale finito per errore nel polmone destro. Protagonista dell'incidente è una donna di 45 anni, stando a quanto si è appreso, durante un'operazione odontoiatrica per la devitalizzazione di un dente svolta a Matera, al dentista sarebbe sfuggito di mano l'ago che attraverso la trachea è finito nel bronco inferiore del polmone destro. La paziente è stata immediatamente trasportata al Policlinico di Bari dove è stata operata d'urgenza dall'equipe guidata dal professor Giuseppe Marulli. Questo è un ago che viene utilizzato dagli odontoiatri per la devitalizzazione di un dente che accidentalmente è stato inalato e si era posizionato nel bronco lobare inferiore del polmone di destra e che i miei collaboratori hanno asportato mediante una tecnica mini-invasiva, ossia utilizzando un broncoscopio flessibile e una pinza particolare che è un cestello che viene utilizzato normalmente per l'asportazione dei calcoli e che noi abbiamo mutuato per proprio l'asportazione dei corpi estranei. Nell'ultimo decennio sono stati oltre 200 gli interventi di broncoscopia effettuati nel Policlinico di Bari, che si conferma così uno dei punti di riferimento per le endoscopie aeree in urgenza nel Mezzogiorno. Vittime di questo tipo di incidenti sono spesso i bambini di età inferiore ai 2 anni che inalano piccoli oggetti nelle vie respiratorie fino ai bronchi, ingoiandoli per errore. Di Bari è l'unico centro del sud Italia che accoglie pazienti pediatrici al di sotto dei 18 mesi, perché siamo gli unici ad avere la strumentazione flessibile e rigida compatibile con le piccole vie aeree di questi piccoli pazienti pediatrici. Ecco, una storia singolare questa e per fortuna l'intervento appunto del personale medico ha evitato qualsiasi altro tipo di complicazione. Giovanni, proseguiamo con le notizie e sfogliamo ancora i quotidiani. Sì, a questo punto ci manteniamo sugli argomenti, diciamo, regionali apulo-lucani. Iniziamo con un discorso che poi è quello che apre praticamente l'edizione della Gazzetta del Mezzogiorno, comune a tutte quante le edizioni. Un bel titolo forte: rabbia d'acciaio, a rischio 2000 operai dell'indotto ex Ilva, governo Meloni in campo, giovedì il vertice al Mise e Confindustria cerca di mediare. E sull'ex Ilva, governo appunto chiamato in campo, giovedì tutti al Ministero. Urso, ministro, dice: davvero sconcertanti le decisioni assunte da Acciaierie Italia. E poi ancora: servono risposte oppure sarà mobilitazione. Ieri mattina c'è stato il confronto con i parlamentari eletti in provincia di Taranto ed è sotto questo aspetto, appunto, si è parlato moltissimo con in particolare con i parlamentari ionici neo eletti, presenti anche numerosi lavoratori dell'indotto, anche perché c'è un problema serissimo per quel che riguarda l'indotto, le 145 ditte fuori dai cantieri, mentre la rabbia degli operai è forte. Senza di gli impianti non potrebbero marciare, la pulizia industriale è una delle ultime attività che dovrebbe essere esclusa. E poi ancora: ci sono aziende che hanno difficoltà economiche dove un responsabile per la sicurezza trova difficoltà a fare interventi. Non siamo solo numeri, dicono gli operai, dietro ci sono le famiglie, il racconto appunto alla Gazzetta dei dipendenti delle imprese dell'indotto. Ma non è solamente questo, perché con questo argomento poi vediamo anche Corriere del Mezzogiorno Puglia: governo allo scontro con l'ex Ilva, Urso, inaccettabile la decisione sull'indotto, già oggi ci aspettiamo risposte concrete. Sotto questo aspetto mi sembra che sia appunto una di quelle scelte importanti. Bisogna capire che succede. Indotto espulso dall'ex Ilva, il governo contro l'azienda, già oggi vogliamo risposte. Il ministro Urso convoca per giovedì un incontro con Emiliano e le sigle sindacali, quindi praticamente per dopodomani. Pressing su Acciaierie, decisione dalle modalità inaccettabili, lo dice il ministro, mica lo diciamo noi, perché noi potremmo anche essere
un pochino, come dire, avere simpatie per le maestranze. No, lo dice il responsabile del governo e il ministro Adolfo Urso dice, tra l'altro, si aspettano dalla riunione odierna del CDA concrete risposte per imprese e lavoratori a fronte di una decisione che ha suscitato giustamente sconcerto. E cosa doveva suscitare? È uno di quei provvedimenti che fanno impressione, così improvvisamente succede anche questo. Va detto anche che però sotto questo aspetto c'è un discorso che ha a che fare appunto con sicuramente anche la sicurezza, quello che volete, l'inquinamento, quello che volete, ma bisogna tenere presente che i posti, cioè i posti di lavoro devono essere sostanzialmente tutelati, bisogna trovare le soluzioni per fare in modo che su questo non ci siano difficoltà. Io continuerei ancora un po' su questo discorso della politica, anche perché va detto anche, c'è una intervista in particolare al senatore Ignazio Zullo che se la prende perché Emiliano ha dato una stoccata, ma una stoccata abbastanza, voglio dire, quasi un colpo d'incontro, non è stato, aspettiamo botta e risposta, probabilmente ci sarà, sul fatto che il ministro per gli affari europei Fitto ha avuto anche la delega specifica per quel che riguarda appunto altre situazioni. Ma vediamo subito, Emiliano, stoccata a Fitto, la replica furiosa di Zullo, Emiliano è un irresponsabile, il senatore di Fratelli d'Italia difende il nuovo ministro per il Sud dopo l'attacco del governatore, il quale ovviamente, insomma, ci è andato un pochino pesantuccio con la mano, e devo dire che però sostanzialmente su questo ci si può chiarire, si può continuare a duellare. Poi capite una cosa, la capisca anche Zullo, che sul fronte della politica i livelli sono differenti. Tra Emiliano e Fitto i livelli sono un pochino più alti rispetto ad altri personaggi, per quanto importanti, della politica. Quindi si sono detti, o meglio, Emiliano ha detto una cosa un pochino pesante, ha detto speriamo sia cambiato, ma su questo avranno modo di chiarirsi e Fitto potrà dimostrare, se vuole, perché non è obbligato, di essere cambiato. Sul fronte invece, per quel che riguarda diciamo la politica che ha a che fare con invece la Basilicata, nasce questo nuovo esperimento di ortopedia motoria, la stampella Italia Viva evita la paralisi in consiglio, passa la legge di modifica sul contributo per il gas, Braia e Polese ottengono un fondo da destinare alle imprese per le bollette e va interpretata anche dalla Gazzetta, ma penso anche dal quotidiano, vedremo subito, Italia Viva mano a mano verso la maggioranza, Braia e Polese consentono ancora il numero legale e salvano il presidente Bardi, i renziani da Italia Viva a Bardi Viva è il titolo del quotidiano, bel titolo, a presidiare il numero legale restano Braia e Polese, il presidente salvato anche dai dissidenti del centrodestra, il Consiglio approva numerosi provvedimenti e cambia le norme sul gas, scelti i nuovi direttori generali, e anche su questo poi vedremo che cosa è successo, però finalmente hanno fatto un atto importantissimo sotto il profilo amministrativo, non erano più in grado di emettere niente, non potevano più amministrare, era tutto bloccato, finalmente si è sbloccata la situazione dei direttori generali lucani. Ecco, ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Torniamo a parlare dell'ex Ilva di Taranto, basta incontri e confronti, serve decidere, così il segretario regionale Will Puglia a margine di un incontro che si è tenuto proprio nella giornata di ieri a Taranto tra sindacati e parlamentari ionici. Sulla siderurgica e automotive il governo prenda posizione, troppi lavoratori sono a rischio, ha dichiarato il segretario. Ascoltiamolo.
La vertenza dell'ex Ilva di Taranto sicuramente è una questione annosa, cambiano governi su governi e sembra che invece la situazione vada sempre peggio. C'è stata troppa politica e poche decisioni. Noi oggi registriamo accadimenti che sono figli di scelte non fatte in questi 12 anni lunghissimi. Noi abbiamo difficoltà oggi a capire e a comprendere dove si vuole andare, perché è evidente che è frutto di una non scelta. Sono stati fatti dei dossier, sono stati presi degli impegni, abbiamo fatto un accordo del 2018 che teneva l'Ilva tutta insieme e che il governo doveva sfruttare per fare della siderurgia italiana il fiore all'occhiello a livello europeo e perché no a livello internazionale. Oggi abbiamo uno stabilimento in decadimento organico, decadimento strutturale, la scelta scellerata di mettere fuori le imprese dell'indotto significa non fare più manutenzione e noi siamo preoccupati, uno, della tenuta economico-sociale e due, della sicurezza degli impianti. Determinare oggi un infortunio è molto per noi, cioè non possiamo più avere tempo, non possiamo più aspettare, noi abbiamo la necessità di non confrontarci, ma di scegliere, noi abbiamo bisogno di una scelta perché abbiamo consumato ore di talk show, abbiamo consumato ore di riunioni in Parlamento, alla Camera, ma ancora non vediamo una scelta. È chiaro che al nuovo governo noi cosa diciamo? Di riprendere i dossier, di riprendere gli accordi, di riprendere gli impegni e non parlare di cause, ma parlare di effetto. Noi vorremmo che dal Parlamento ci sia una decisione netta dalla Presidenza del Consiglio, che la siderurgia italiana è ancora un architrave importante per l'economia del nostro paese e soprattutto del territorio ionico, che già versa in una situazione drammatica. Sulla modalità, come giustamente lei ha detto, manca il confronto. È stato fatto così da un giorno all'altro, senza spiegare le motivazioni, dicendo che fino al 16 gennaio è così e poi si vedrà. Noi abbiamo compreso che anche questa è una reazione evidentemente a degli endorsement politici che non ci sono stati, ma i lavoratori non possono pagare il prezzo di scelte che non ci sono state. Noi vogliamo rimettere al centro una discussione sulla siderurgia e vogliamo evidenza che i settori del paese, a Taranto la siderurgia, l'automotive nella parte barese, incominciano a prendere forma. Come si fa? Lo si fa attraverso un'assunzione di responsabilità. L'Europa non ci guarda, l'Europa va avanti, gli acciai, le acciaierie tedesche continuano ad andare avanti, sono competitive, aggrediscono il mercato. Noi qui abbiamo ancora una situazione non decifrabile, quindi abbiamo bisogno di capire. Qui ci sono centinaia di lavoratori, fuori le portinerie ce ne sono migliaia e 145 imprese fuori da un sistema produttivo significa 3.000, 4.000 persone che incominciano non a perdere il posto di lavoro, che lo hanno già perso, perché quando si è in un processo di cassa integrazione senza una riforma istituzionale nazionale degli ammortizzatori sociali, vuol dire che quest'autunno noi avremo parecchi lavoratori in mezzo alla strada, quindi per noi è un grande problema. Accennava all'automotive sul fronte barese, insomma anche lì la vertenza? Sì, anche lì noi il processo di elettrificazione e di transizione energetica non l'abbiamo tradotto. In Europa, l'Europa va avanti, noi abbiamo ancora settori nei quali si deve scegliere cosa produrre, quando l'Europa ha fissato il 2035 come data ultima del motore endotermico e quindi abbiamo bisogno dell'elettrico, dove viene svolta la maggior parte della componentistica all'interno dell'assetto barese. Anche lì si parla di 4.000 lavoratori che rischiano il posto di lavoro. Abbiamo Bosch, abbiamo Magneti Marelli, abbiamo Magna, abbiamo SKF, tutti legati all'automotive. Come vede, in Puglia si consuma la tragedia dell'automotive e la tragedia della siderurgia perché non si sceglie. Il governo regionale si è arroccato dietro una posizione propagandistica all'inizio e oggi difensiva, sparendo, e significa che loro alle intenzioni non hanno fatto subire i fatti. E quindi noi per questo abbiamo bisogno non di confronto, di risposte. Ecco, l'avete sentito, sindacati da una parte, parlamentari dall'altra hanno incontrato i lavoratori e a margine dell'incontro ascoltiamo cosa hanno dichiarato i parlamentari. Spiace purtroppo rilevare con estrema meraviglia che decisioni del genere da parte di Acciaierie d'Italia avrebbero dovuto essere, come dire, quantomeno preannunciate al governo nazionale, parlamentari del territorio e non acquisirle attraverso una nota dalla stampa. Quanto riguarda il miliardo del decreto aiuti, qual è il miglior modo per investirli in questa situazione dove servono investimenti da tutte le parti praticamente? Ma infatti noi innanzitutto il miliardo abbiamo cercato di indirizzarlo sulla tutela del lavoro, della salute, dell'indotto e della salute. Abbiamo presentato un emendamento al decreto aiuti ter
che diciamo non è stato poi sostenuto dalle altre forze politiche. E dopo i fatti di ieri il sindaco è stato molto chiaro sul piano politico per quanto riguarda questa vertenza in particolare, c'è un sostegno, una vicinanza, una mediazione? Beh, noi abbiamo l'unica speranza che abbiamo per dare sicurezza a questi lavoratori è l'ingresso dello Stato all'interno del siderurgico. È lo Stato che si deve assumere la responsabilità ambientale, lavorativa e del risanamento e del rilancio eventualmente industriale, purché sia compatibile con la salute dei lavoratori, dei cittadini e dell'ambiente. Ma penso che la pazienza ormai sia arrivata al limite. L'ennesimo comportamento scorretto di un'azienda che ha dimenticato che in questo momento è socia dello Stato e allora lo Stato deve con forza intervenire. Ecco perché il sindaco Melucci con rabbia ma anche tanta consapevolezza ha fatto quelle dichiarazioni. Il sindaco ha invitato il premier Meloni a venire a Taranto, si hanno notizie nel partito rispetto a questo? No, non si hanno notizie, io ho letto le dichiarazioni del sindaco, capisco la rabbia da un certo punto di vista, ma credo che queste problematiche vadano affrontate con una certa lucidità, meno comunicati stampa, meno propaganda, meno populismo, più presenza sui dossier, più studio, più prospettiva rispetto ad una problematica industriale, ambientale, occupazionale di questo tipo. Ecco, ci spostiamo adesso invece a Potenza, dove ieri è stato firmato un protocollo antiusura alla presenza del commissario straordinario antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò. Vediamo com'è andata. Questo protocollo è molto importante perché mette assieme vari soggetti istituzionali e non ai fini chiaramente di un esame ma soprattutto di una sensibilizzazione di quello che è del territorio a quelli che sono i fenomeni dell'estorsione e dell'usura. In Basilicata nel 2019 non è stata registrata nessuna denuncia per usura, nel 2020 sono state 3 tutte censite nel Potentino, così come nel 2021 con 2 denunce nella provincia di Potenza e una in quella di Matera. Maggiori casi di estorsione con 71 denunce in Basilicata nel 2019, 86 nel 2020 e 81 nel 2021. Numeri che fanno emergere un quadro sommerso di casi non segnalati, per questo e per prevenire le ipotesi di commissione di reati in questo ambito è stato sottoscritto a Potenza un protocollo antiusura tra il commissario straordinario antiracket e antiusura Maria Grazia Nicolò, i prefetti di Potenza Michele Campanaro e Matera Sante Coppone, il tutto alla presenza di vertici militari, rappresentanti di istituti di credito, enti di categoria e associazioni private che operano per il contrasto di questi fenomeni. Sono ancora fenomeni sommersi, non ci vogliamo nascondere, e quindi l'obiettivo del protocollo è quello di aiutare in qualche modo a far venire fuori i numeri e i dati che non sono assolutamente quelli della punta dell'iceberg che abbiamo registrato nella nostra banca dati nazionale. Immaginare che in provincia di Potenza ci sia stato nel 2019 neanche una denuncia per usura, ce ne siano state soltanto 3 nel 2020 e 2 nel 2021 può far chiaramente intendere che siamo su dati che sono assolutamente sottostimati. Anche a livello regionale il dato è in questa stessa direzione, qualche numero in più per la voce delle estorsioni, e questo io direi che può essere ben messo in relazione anche alle importanti operazioni di polizia giudiziaria che si sono portate a compimento negli ultimi periodi, in particolare nel 2020 e nel 2021, per il territorio della provincia di Potenza registriamo una crescita del dato riferito alle denunce per estorsione. La zona del Materano è particolarmente interessata da questi fenomeni, sappiamo bene le vicende di cronaca che riguardano la zona del Metapontino. I numeri fanno emergere però che probabilmente molti casi ancora non sono stati denunciati. Questo protocollo può servire anche ad incentivare le denunce? Ma sicuramente, per quello che riguarda le denunce per estorsione, io ho notato un trend comunque in crescita, perché rispetto al 2020 erano 30, 2021 33 e a questa data sono già 23 nel 2022. Quindi il trend comunque è in crescita, ma io ecco ci tengo ad evidenziare che questo
questo protocollo, che è molto importante perché struttura in pratica un'attività di monitoraggio, di analisi, e ci tengo a dire che chiaramente è un protocollo per il contrasto, ma per la prevenzione anche, soprattutto. Sicuramente avremo la possibilità, attraverso i due osservatori, quello regionale, ma poi ci saranno i due provinciali, avremo sicuramente la possibilità di avere un'interlocuzione molto forte con tutti i soggetti che sono le associazioni anti-racket e anti-usura, i confidi e le banche. Cioè cercheremo tutti insieme di rafforzare questo sistema di prevenzione. Quindi ben venga il protocollo, perché ci consentirà di veramente tutti insieme, e solo in questo modo si può veramente dare una mano a questo territorio, far emergere quello che deve emergere. Perché per esempio prima si parlava anche dell'usura. Noi abbiamo avuto 20, 21, 22, una denuncia. Ora è chiaro che è un dato sottostimato, assolutamente. Ecco Giovanni, fermiamoci ancora qualche secondo su questo protocollo. Sì, anche perché è chiaro, mi sembra la prima constatazione, che poi è quella che ha fatto in particolare il commissario governativo nazionale anti-usura, anti-racket e usura, Maria Grazia Nicolò, è molto importante, perché dice non è un buon segnale quello che ci sono poche denunce per usura presentate in Basilicata, piuttosto i dati finiscono per restituire la fotografia di un fenomeno ampiamente sottostimato nella regione. Insomma, lo ha detto a commento anche poi dell'incontro e poi della firma appunto a Potenza, dove è stato sottoscritto un protocollo con i prefetti di Potenza, Michele Campanaro, e di Matera, Sante Copponi, un protocollo anti-usura ed anti-estorsione per la Basilicata. L'obiettivo qual è? Dell'intesa che è già stata siglata nel 2019 ed è ampliata secondo le indicazioni più recenti del governo, quello di creare una vasta rete tra soggetti istituzionali e non operanti sul territorio per avviare una campagna di sensibilizzazione verso i fenomeni dell'usura e del racket. Intanto facciamo conoscere ancora di più i fenomeni, e farli conoscere è molto importante. Ma non solo questo, parte delle attività dell'iniziativa saranno anche presentate e saranno coinvolte anche le università degli studi della Basilicata e gli istituti bancari aderenti all'ABI, certo, all'associazione bancaria. Quindi c'è un momento importante sotto questo aspetto, che è quello di far conoscere meglio e dare sostegno e spazio a chi purtroppo il fenomeno finisce per subirlo. Ecco, momento quello di ieri, seguito e curato poi nel servizio che abbiamo avuto modo di vedere insieme con le varie interviste dal nostro Giuseppe Cutro, che è collegato con noi da Potenza. Lo salutiamo innanzitutto. Buongiorno Giuseppe, ben trovato. Ciao Antonello, buongiorno a te, buongiorno Giovanni e buongiorno ovviamente a tutti i telespettatori. Giornata impegnativa quella di ieri, Giuseppe, con il Consiglio regionale che invece ovviamente ti ha visto impegnato per diverse ore. Com'è andata? Allora, guarda Antonello, la notizia diciamo principale è quella che è stato approvato questo correttivo sulla legge sul bonus gas, quindi che evita l'incostituzionalità della norma, oltre a margine l'approvazione dei bilanci di Arlab, Egrib e Ardsu. Diciamo tecnicismi, quello che interessa è che è stata approvata quindi la norma che va a correggere la legge sul gas Lucani. Stiamo descrivendo in questi giorni il numero di richieste che sono arrivate in regione per accedere alla gratuità sulla molecola del gas da oggi, o meglio da ieri, quindi tutto l'iter burocratico si è concluso. Questa è la notizia. Dopodiché c'è tutto un retroscena che porta, come dicevamo ieri, e Giovanni ne è testimone, ne abbiamo discusso anche insieme,
a parlare di una maggioranza di centrodestra in brandelli quasi, perché mancano i consensi, mancano i voti, continuano a vestire i panni dei dissidenti Vizzielo e Zullino, che ieri addirittura hanno parlato di inciucio riferendosi alla stampella, ovvero all'appoggio dato alla maggioranza senza numeri dai due renziani bravi e polesi. Abbiamo concluso il collegamento di ieri proprio parlando di attenti ai due renziani, perché di fatto, così come hanno supportato la maggioranza di centrodestra nei numeri per quanto riguarda la surroga che è avvenuta per sostituire il dimissionario ex assessore all'agricoltura Cupparo con Bellettieri, anche questa volta i due pezzi, diciamo così, dell'opposizione, che ormai tanto dell'opposizione non sembrano più essere, hanno sostenuto la maggioranza di governo. Partiamo con ordine, noi stiamo dando per scontato alcuni passaggi. La maggioranza di centrodestra in consiglio regionale non ha i numeri per governare, questo è abbastanza evidente dalle parole che ho poco fa anticipato, nel senso che dopo la bufera giudiziaria che ha interessato alcuni consiglieri regionali, di fatto ci sono i due consiglieri Rocco Leone di Fratelli d'Italia e Francesco Piro di Forza Italia, ovviamente di maggioranza, che non possono partecipare per le vicende giudiziarie note alle sedute dell'assise regionale. Dunque la maggioranza non ha i numeri per poter deliberare in autonomia, o meglio, li avrebbe se i due dissidenti, i due leghisti, Zullino e Vizzielo, appoggiassero le manovre del governo Bardi. Di fatto non è così, è una guerra interna che dura da diversi mesi ormai, e ieri addirittura ha portato a uno scambio di accuse in consiglio. Vizzielo e Zullino hanno accusato i due renziani di sostenere la maggioranza, c'è però tutto un dietro le quinte che noi, avendo marcato il territorio, come dicevi tu, per tutto il pomeriggio abbiamo assistito. C'è stato un intenso parlare tra Zullino, Vizzielo e Salvatore Cagliata. L'onorevole di Fratelli d'Italia era ieri in Viale Verrastro e ha provato a ricamare un pochettino, a ricucire questa rottura che c'è. Perché? Perché Zullino, anche i nostri microfoni, o meglio, avanti alle nostre telecamere, i microfoni non erano accesi, a un certo punto ha lanciato un attacco diretto al consigliere capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio regionale, Coviello, Tommaso Coviello, accusandolo di fare inciuci con pezzi dell'opposizione per provare ad avere quei numeri tali che potessero garantire alla maggioranza l'approvazione di determinati provvedimenti. Un'accusa che è stata anche ripetuta durante la seduta del Consiglio. Dunque il tentativo di Cagliata di cucire questa rottura pare che non sia di fatto avvenuta. La realtà dei fatti è una, Antonello: la maggioranza non c'è, o meglio, la maggioranza c'è grazie al supporto di Luca Braia e Mario Polese di Italia Viva, perché Zullino e Vizzielo ormai, dalle parole dette, sembra che non saranno decisi a non sostenere più questa maggioranza, salvo che non ci sia questa riunione, questa rivalutazione sul programma. Ecco, una richiesta che fanno ormai da tanto tempo, ma penso che ormai sia arrivati a uno strappo definitivo. Bisogna vedere però come da domani in poi, da oggi in poi, reagiranno i due renziani, nel senso che noi abbiamo sentito, e lo vedremo nel servizio che manderemo al TG delle 13, parte dell'opposizione, ovvero Movimento 5 Stelle e PD, Roberto Cifarelli e la Carlucci per il Movimento 5 Stelle, che hanno abbandonato l'aula. Hanno abbandonato l'aula per i motivi noti, nel senso che se la maggioranza, legittimamente, loro in qualità di componenti dell'opposizione dicono: se la maggioranza non ha i numeri per governare, non è necessaria la nostra presenza. Facessero i conti in casa loro e vedessero se riescono ad andare avanti. Noi il supporto non glielo diamo. Assolutamente. È stato un segnale politico. Assolutamente, una situazione che, come giustamente ricordavi, terremo sotto controllo, ne parleremo ampiamente anche nei nostri telegiornali di pranzo, con un servizio che appunto farà sintesi sui lavori della giornata di ieri, tenendo conto anche, ecco, di questo discorso rispetto agli equilibri politici che evidentemente ci porteranno anche nei prossimi giorni a fare delle riflessioni importanti e a raccontare quello che accadrà. Uno scenario ancora in fase, ecco, di costruzione rispetto agli equilibri cui facevi riferimento. Sì. Del resto la politica, diciamo, poi sappiamo essere fatta anche di queste fasi altalenanti, possiamo definirle ampiamente altalenanti. Noi ringraziamo te per averci fornito dettagli ovviamente sul Consiglio regionale di ieri. Se ci sono novità, ovviamente tienici aggiornati, e ovviamente rimandiamo
come fatto prima, ai TG di pranzo, gli approfondimenti sul Consiglio regionale. Grazie Giuseppe. Assolutamente. Grazie a te Antonello, grazie Giovanni e buon lavoro a tutti. Ringraziamo Giuseppe Cutro. Ciao. Da Potenza. Ciao. Giovanni, cosa dicono, cosa titolano i giornali sul Consiglio regionale di ieri? C'è qualcosa che dobbiamo leggere? L'abbiamo già letto per la verità, ma lo riprendiamo perché per la oltre verità... Oltre ai dirigenti... poi questa... C'era questo discorso che aveva a che fare con... la stampella, certo. Diciamo questo è stato l'argomento molto ripreso sia per quel che riguarda il Consiglio, eccolo qui, tra dissidenti e renziani, Bardi gode, questo è il titolo dell'articolo, Zullino e Vizziello votano i primi atti, poi gridano all'inciucio e vanno via, a presidiare il fenomeno, il numero legale, restano Braia e Polese. Per la verità questo ha permesso di andare avanti, di condurre a buon fine una serie di risultati, una serie di argomenti che andavano votati, è stata fatta la modifica del bonus GAT e anche il piano regionale dello spettacolo, previsti interventi sia sul fronte della domanda che dell'offerta culturale, e questo devo dire che è anche uno di quegli argomenti che hanno che ha il suo innegabile peso. Ci sono, vi dicevo prima, sono stati nominati i direttori generali, molti li conosciamo, due sono totalmente nuovi, arrivano in regione, arriva un vicentino che è Francesco Bortolan e poi il nocerino Alfonso Marrazzo, che già abbiamo visto presente nei territori della Basilicata, in particolare nella provincia di Matera, e sono i nuovi direttori generali del Dipartimento Salute e Politiche per la Persona, Bortolan, e del Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione degli Affari Generali, Alfonso Marrazzo. Insomma, era una cosa che già per la verità qualche notizia già girava, qualche voce, qualche boatos si sentiva, mentre poi c'è la conferma di Liliana Santoro alla guida del Dipartimento Infrastruttura e Mobilità, di Donato Del Corso per la stazione unica appaltante, mentre Roberto Tricomi resta alla guida del Dipartimento Ambiente, Canio Sabia alla guida del Dipartimento Attività Produttive e Alfonso Morvillo alla guida della Programmazione Economica. Mi pare che ne manchi uno, o una, ora non lo so precisamente. Va detto che in qualunque caso questo nome, quello di Marrazzo, era già circolato. Certo Giovanni, quindi questo è il quadro complessivo esaustivo rispetto a quanto accaduto ieri in Basilicata con il Consiglio regionale, la nomina dei nuovi dirigenti, ne parleremo ovviamente anche nei nostri telegiornali e a questo punto, sempre nella giornata di oggi, è fissato un momento che voluto dal Garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione per la presentazione di un particolare report. Durante il periodo della pandemia abbiamo sempre ascoltato il Garante per comprendere un po' come i minori, con la sospensione delle attività didattiche, delle attività a scuola, stavano appunto fronteggiando la pandemia e quindi anche le restrizioni. Ed è stato sviluppato un particolare report che si intitola I minori lucani al tempo della pandemia, proprio dall'ufficio del Garante dell'infanzia e dell'adolescenza, e sarà presentato nella mattinata odierna nel corso di una conferenza che si terrà appunto a Potenza. Tra pochissimo avvieremo proprio il collegamento con il Garante, avremo modo di conoscere in anteprima proprio da parte sua quelli che sono i dettagli di questo report e qual è soprattutto la finalità, cosa si vuole portare all'attenzione appunto dei cittadini oggi a distanza di tempo poi da quando la pandemia ha preso il via, e che ovviamente oggi ci consente anche di avere un atteggiamento più rilassato. Ecco, il Garante è disponibile, con i nostri mezzi siamo riusciti a raggiungerlo, lo salutiamo, salutiamo Vincenzo Giuliano, ben trovato. Buongiorno, buongiorno a voi. Ecco Vincenzo, buongiorno. Facevamo riferimento al report che presenterete questa mattina. Che cosa volete mettere in risalto con questo report?
Intanto è la fotografia di ciò che è accaduto in questi 3 anni, delle difficoltà che hanno incontrato i ragazzi, i bambini e le loro famiglie nell'affrontare la pandemia, ma nello stesso tempo vogliamo dare anche attraverso questo report un nuovo orizzonte di luce e di speranza, perché all'interno di una programmazione più attenta verso i bisogni dei minori si possa uscirne fuori con successo rispetto alle loro attese. Ecco, questo è importante, quindi sarà uno strumento utile un po' per tutti, per le famiglie, e che sia anche uno strumento che faccia un po' da monito poi al mondo istituzionale, a coloro appunto che lavorano nel più ampio settore scolastico. Sì, esattamente come lei dice, con questo report noi vogliamo, come dire, sottolineare la buona programmazione individuata dal piano strategico regionale, che è un piano a medio e lungo termine, dove sono state, come dire, evidenziate tutte le difficoltà dentro cui si muovono i minori della nostra regione, a partire dalla denatalità e quindi alla mancanza di servizi socioeducativi, soprattutto alla prima infanzia, allo spopolamento dei nostri comuni e quindi al fenomeno dell'emigrazione, e a questo deve essere obbligatoriamente legata alla politica del lavoro, per cui dare un'impostazione, un sogno, una speranza per fare in modo che i nostri giovani possano rimanere nella nostra regione, e così potrei continuare. Ecco perché noi diamo molta attenzione a questo nuovo piano, che non deve essere il libro dei sogni così come è avvenuto fino ad oggi, perché anche da noi nella nostra regione sono state create tantissime leggi a favore dei minori, ma sono state sempre disattese perché non hanno mai poi avuto, diciamo, inizio la loro concretezza con l'individuazione dei percorsi più idonei e con i finanziamenti più appropriati. Con il piano strategico regionale noi abbiamo registrato che vi è un qualcosa di diverso, rendendoci conto che non possiamo più aspettare, che forse è l'ultima occasione che a noi ci resta se vogliamo realmente rivedere la luce della nostra regione. Ecco, quello che dice sottolinea importante, ecco, questo voleva rappresentare un momento introduttivo rispetto a questo report che sicuramente avremo modo di conoscere ampiamente nelle prossime ore, nei prossimi giorni, con questa presentazione ufficiale che si terrà nella mattinata odierna. Devo dire che stamattina con me ci sarà, Antonello, anche il nuovo presidente della Consulta degli studenti lucani. Questo ci fa piacere. Ci darà un sostegno rispetto ai temi che noi abbiamo evidenziato in questo report. Oltre che tanti ragazzi degli istituti comprensivi in rappresentanza dell'intera regione Basilicata, istituti comprensivi di Potenza, proprio per sottolineare che l'attenzione deve essere riservata nei loro riguardi e che non possiamo deluderli, ma dobbiamo accettare ascoltandoli e mettendo in pratica le loro sollecitazioni. Certo, assolutamente, come dice. Grazie per essere stato in nostra compagnia, salutiamo il garante e a prestissimo. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, grazie Vincenzo Giuliano. Ci fermiamo per la pubblicità, restate insieme a noi. Abbiamo celebrato solo alcuni giorni fa la giornata mondiale del povero con tutti i valori che poi cerca di esprimere, di rappresentare, di porre all'attenzione dell'opinione pubblica, ed è per questo che anche ad Acerenza la Caritas è stata impegnata con una serie di iniziative importanti che hanno voluto sottolineare i valori della solidarietà, della carità sociale. Guardiamo.
Tendi la tua mano al povero, Gesù Cristo si è fatto povero per voi, sono i principali slogan utilizzati per la sesta giornata mondiale dedicata al tema che anche Acerenza nella sua cattedrale ha celebrato con due momenti, la Santa Messa presieduta dal Vescovo Monsignor Francesco Sirufo ed un incontro divulgativo e formativo sullo spreco alimentare con i ragazzi del catechismo del Salone del Museo. Anche la Caritas diocesana rilancia la tematica in diocesi presentando il rapporto 2022 sulle povertà nelle comunità parrocchiali lucane, dal quale emerge un forte incremento di indigenza nei territori della Basilicata. La celebrazione della Giornata Mondiale del Povero 2022, che ha come tema Gesù Cristo si è fatto povero per noi, per la nostra diocesi di Acerenza è stata l'occasione anche per la presentazione del nuovo report sulla povertà. Dall'analisi dei dati dei 14 centri d'ascolto sparsi nel territorio diocesano è venuto fuori quest'indice di forte incremento della povertà. E tutto questo ovviamente è in corrispondenza con i dati che Caritas Italiana ha pubblicato con il report sulle povertà di qualche settimana fa, dove abbiamo potuto constatare che più di 5 milioni di italiani versano in una condizione di indigenza. Ecco, riflessioni importanti queste collegate alla giornata mondiale dei poveri. Che stai leggendo tu, Giovanni? Tante cose interessanti, ma soprattutto leggiamole insieme. Il primo importante è questo: Puglia, famiglie indebitate, oltre il 30% a rischio povertà. Quindi rientra perfettamente quello che sembrava essere uscito dalla finestra o dalla porta, rientra dalla finestra in questo caso. Solo l'11% arriva a fine mese agevolmente, inflazione e rincari peggiorano il quadro. È un dato che va non va dimenticato, anche perché un nucleo familiare su 10 in Italia non può permettersi di mangiare carne o pesce ogni due giorni e non può riscaldare casa. Insomma, la situazione non è proprio delle migliori e per quanto ognuno cerchi di fare quello che può per risparmiare, l'inverno incombe. Siamo ancora in autunno, per la verità ieri c'era una giornata bellissima, è uscita poi una bella giornata, insomma, e le temperature sono salite, però oggettivamente immaginate in tutta la nazione un problema di questo tipo, cioè quello delle carenze di rifornimento delle fonti energetiche, ma anche il discorso che ha a che fare con l'aumento dei costi e quindi con il rischio povertà, che è una cosa che riguarda la Puglia, abbiamo visto, e ovviamente è ancora di più per la verità la Basilicata, come abbiamo sentito. Va anche detto però che la Puglia ha gli aeroporti in crescita, quello di Bari è addirittura un aeroporto strategico, il piano ENAC premia gli scali regionali, Grottaglie diventerà un punto di riferimento per i cargo, mentre tutto questo per quel che riguarda appunto gli aerei, quello di Bari è l'aeroporto strategico. Per la verità in Basilicata abbiamo una situazione un pochino differente, abbiamo, come dire, un po' un certo oblio, una certa dimenticanza sia per quel che riguarda la pista Mattei che per quel che riguarda l'aeroporto di Grumento, ma bisognerà assolutamente sotto questo aspetto trovare una soluzione. Certo è che intanto quello più vicino da un lato è Bari, dall'altro è Napoli o Ponte Cagnano, ma anche Ponte Cagnano ha problemi. Insomma, sotto questo aspetto ci sono tante cose che volano, tra l'altro, che sono in giro nei cieli d'Italia, d'Europa, del mondo, ce ne sono alcuni anche molto pericolosi, come i droni usati per scopi militari. Ma su questo bisogna dire che un attimo di attenzione, una forte attenzione si è riversata sull'incontro Biden-Xi Jinping, l'intesa è a metà, scrive il Corriere della Sera nel titolo, Washington nessuna guerra fredda, Lavrov giallo sul ricovero, pare che invece stia benissimo, poi si è fatto vedere tutto sportivo, mentre
La missione di Meloni a Bali è sostanzialmente quella, intanto è l'unica donna capo di un governo presente all'incontro. Biden tende la mano a Xi, evitiamo la guerra fredda, e questo è importante. Poi ancora, ecco qui Lavrov, lo vediamo qui con una maglietta stranissima, l'orologio quello per misurare la pressione, insomma tutto sportivo come si può dire. Quindi la notizia che fosse stato ricoverato in ospedale per una questione cardiaca è stata smentita, questo dopo l'arrivo a Bali, quindi sta bene, si conoscono bene, il Presidente degli Stati Uniti lo rispetta più di Putin, questo è quello che pensa in particolare Bremmer. Bremmer è uno degli esperti, in particolare politologi non da poco, che dice appunto i due, Xi Jinping e Biden, si conoscono, e questo non impedirà che le tensioni si acuiscano soprattutto su Taiwan. Biden è stato più falco di Trump con la Cina, per esempio ha annunciato il controllo sull'export dei semiconduttori. Ma in questo quadro complessivo c'è anche una nota e una telefonata del nostro telefono amico Mattarella, si chiama così il telefono amico ora, nel senso che il Presidente della Repubblica si è sentito, ha chiamato Macron, sbarchi e tensioni, sabato il confronto, ieri la nota congiunta, dialogo bilaterale nell'Unione Europea, e poi soprattutto l'invito alla buona volontà per fermare l'escalation e i rischi di incomunicabilità. Il Colle ha informato la Premier dopo il colloquio, nel senso che non è stato, come qualcuno pervicacemente, bel termine, ha voluto insinuare, una cosa non controllata e di cui non era stata avvertita Giorgia Meloni, a parte il fatto che il capo dello Stato non deve avvertire nessuno eventualmente, ma in questo caso dal Quirinale e le segreterie hanno fatto sapere che il Presidente Meloni era stata avvertita. Lei è arrivata a Bali, diplomazia e toni bassi, la linea con la Francia anche con grande attenzione, ma dice a questo punto Manfred Weber, presidente e capogruppo del PPE, Unione di Centrodestra, che ha la maggioranza relativa dei seggi europei, dice: giusto soccorrere, ma la parola data va mantenuta, l'Italia è stata lasciata da sola. Dice Weber pure: un codice per le ONG mi sembra una buona idea, mi piace. Vediamo poi ancora, vite in balia delle onde, scrive Roberto Saviano, non possiamo trattarli così, le parole di una madre. Ma poi andiamo a vedere anche che cosa ci riserva sotto questo aspetto Repubblica, il titolo di apertura è un titolo intermedio, no? C'è che dice G20 disgelo Biden Xi, sotto la fotografia, stretta di mano, Ucraina no all'atomica, 3 ore di faccia a faccia, tensione su Taiwan per i cinesi, linea rossa da non superare, hanno detto i cinesi, il problema a Taiwan. Vertice delle spie ad Ankara, il capo della CIA vede il collega russo, dialogo sul nucleare. Mentre invece poi vediamo all'interno, colloquio Mattarella-Macron, l'abbiamo già detto, e Tajani torna a mani vuote dal vertice dell'Unione Europea sui migranti. La tela del Quirinale in retroscena sono questi, la tela del Quirinale per fermare lo scontro e rinsaldare il rapporto, telefonata a Meloni, importante questo, si è sentito il Presidente Mattarella si è sentito con Meloni, con Giorgia Meloni, il dialogo tra i capi di Stato d'Italia e Francia risale a sabato ed è stato reso noto solamente ieri, l'Eliseo resta freddo con Palazzo Chigi e ora attende un segnale, ma su questo la Premier al G20 di Bali, lo potevano fare a Bari, era la Lancer meglio, abbassiamo i toni, Meloni promette la de-escalation e un freno a Salvini, mica cosa facile la seconda, sulla de-escalation penso ce la possa fare. Oggi il primo faccia a faccia con il Presidente Biden, la ricerca
ricerca di una sponda degli Stati Uniti, la piccola Ginevra al seguito del capo del governo, la figlia di Giorgia Meloni. ONG, dalle multe ai sequestri, tutto il potere ai prefetti. Il titolo alto infatti è potere ai prefetti, fermare le ONG. Poi ancora parla il capo del team medico della Ocean, si chiama Hannah, disumani gli sbarchi selettivi, la Viking tornerà a salvare le vite, mentre un riferimento ve lo voglio fare, almeno così, sul fronte della politica interna per certi argomenti, abbiamo già visto il discorso del procedere impetuoso, potremmo dire, in Basilicata, dell'esenzione per quel che riguarda del bonus gas, o meglio il bonus gas, per quel che riguarda la politica nazionale, pensioni a quota 41 e tassa piatta, nella mini manovra ci sono solamente bandierine, dalle bollette al pieno di benzina, come funzionano quelli che vengono chiamati i fringe benefit, vale a dire i premi delle aziende ai dipendenti, non sono soggetti tra l'altro a prelievo fiscale, vai quindi che cosa non succederà rispetto a questi argomenti. Poi ancora vediamo Biden e Xi, l'abbiamo visto, Pechino cerca, in cerca di stabilità, ma su Taiwan non molla, e questo non è una cosa proprio facile. E a Kherson in Ucraina, la festa in piazza di Kherson liberata, Zelensky: inizia qui la fine della guerra, nelle case mancano luce e acqua, ma per le strade le celebrazioni continuano. Risoluzione ONU: la Russia paghi i danni della guerra, Pechino vota contro. Questo è il quadro intanto per quel che riguarda appunto questo discorso che ha a che fare, mi sto fermando, che ha a che fare con la politica internazionale. Torniamo velocemente ad un fatto di un dato di cultura, Bari Cultura, mi piace molto questo, Gabriella Genisi, sapete chi è, una scrittrice di Mola di Bari, la mia Lolita, Lolita Lobosco, commissario, sorprenderà ancora, la scrittrice barese arriva nelle librerie con il decimo romanzo dedicato alle avventure della super poliziotta che ama la cucina, questa volta c'è una ricetta che ha a che fare con un piatto che si chiama scammaro, che io francamente non ho mai sentito nominare. Al centro della trama c'è Carmela, la sorella della protagonista di Lolita, che prepara un piatto appunto con lo scammaro. E sull'onda gastronomica di questa forte novità vi do la vignetta, appena la trovo, e l'avrei già quasi trovata. Eccola qui, vediamo. Francesi contro il governo italiano, è Giannelli, e ci sta appunto il custode che dice che fai? Ed è la Gioconda che è uscita dal quadro e si avvia e dice me ne vado per solidarietà con la Meloni. Bene, brava signora Gioconda o Monna Lisa del Giocondo, proprietà del quadro della Francia, non illudiamoci, perché ogni tanto vengono fuori strani pensieri rispetto alla Gioconda, fu portato in dote parafernale, in dote nuziale addirittura, quindi non in 300 anni fa, 400 anni fa. Bene, e con questo mi fermo e mi taccio per voi finalmente, anche per qualcun altro, come mi sta segnalando in questo momento in particolare il nostro amico Antonello, e alla prossima. Solo perché, caro Giovanni, ed è sempre un piacere condividere questo momento insieme a te, dobbiamo guardare insieme uno speciale che abbiamo realizzato, si intitola L'ultima foresta incantata, il nostro speciale, ma anche un progetto che è stato avviato da alcuni anni nel Bosco Pantano di Policoro in provincia di Matera. Guardiamo insieme di cosa si tratta e soprattutto ascoltiamo la voce di tanti giovani che stanno concorrendo alla realizzazione di questo bel progetto. Benissimo. Lo vediamo insieme. Si intitola L'ultima foresta incantata, il progetto avviato all'interno della riserva regionale Bosco Pantano di Policoro in provincia di Matera, nato per salvare l'ultimo lembo di bosco planiziale dell'Italia meridionale, probabilmente uno dei pochissimi rimasti nel sud Europa. La riserva regionale Bosco Pantano di Policoro è uno scrigno raro e prezioso, tra le sue specie simbolo c'è la farnia, a forte rischio estinzione. A tale scopo il progetto avviato nel 2019
ha già visto la realizzazione di una serie di azioni di studio, censimento e monitoraggio, insieme agli interventi di rinaturalizzazione nelle aree con presenza di specie esotiche e alla realizzazione, ad esempio, di un vivaio per l'allevamento delle specie igrofile a rischio di estinzione. Numerosi i partner del progetto, alimentato dal lavoro di squadra e dalla professionalità di tanti giovani, accomunati da un forte senso di appartenenza territoriale. Un progetto che comincia a dare i primi risultati, perché è un progetto che vede raccoglie insieme diversi partner. Legambiente, in qualità di capofila, ha seguito l'attività del WWF, che si è fatto promotore di questo progetto, realizzato in collaborazione con l'Università della Basilicata. Stiamo lavorando per il recupero di una specie forestale a rischio di estinzione. Abbiamo visto come gli interventi dell'uomo hanno ridotto le possibilità a questa pianta di poter vivere e proliferare in questo bosco. E quindi c'era bisogno di intervenire e di studiare meglio il caso. Abbiamo fatto un censimento di queste piante, abbiamo fatto degli studi anche genetici su questa farnia, e raccolto le ghiande per produrre delle piante autoctone con l'obiettivo di ripopolare il bosco. È un progetto bellissimo per noi che facciamo questo per passione. Abbiamo finora messo a dimora circa 500 piantine, quindi abbiamo già raggiunto un buon risultato, se calcoli che all'interno del bosco, nel nostro censimento, ne abbiamo rilevate solo 64. Quindi la popolazione si è moltiplicata e l'intervento che faremo quest'anno, a breve, è un intervento che ci vede interessati per piantarne altrettante. Vogliamo dare un contributo forte alla rinascita di questa specie e tenere alta l'attenzione su questo bosco, perché ha delle caratteristiche davvero uniche devono essere riconosciute e sono già attualmente apprezzate a livello regionale ma anche a livello nazionale. Ospitiamo qui dei campi di volontariato, ospitiamo qui degli studiosi che approfondiscono delle tematiche sugli equilibri delicati delle zone umide, e possono farlo in pochi posti ormai, e Policoro è uno di questi pochi posti. L'elemento più importante è stato la possibilità che ci è stata offerta dalla Fondazione Con il Sud, che ha riconosciuto il valore del nostro progetto e della nostra idea. Il nostro ringraziamento va sicuramente a loro, che hanno reso possibile questo percorso. Devo dire che con questo progetto abbiamo alzato un po' l'asticella e gli enti a livello regionale si sono attrezzati per portare avanti questo progetto con delle attività che lo andranno a implementare. Non dimentichiamo che uno dei problemi per cui questa farnia era in regressione è quello della mancanza dell'acqua, quindi gli interventi umani hanno tolto l'acqua a questo bosco, e l'impegno della regione c'è, lavoreremo per fare in modo che si possano avere delle situazioni di impaludamento che creino poi quelle condizioni per poter far sopravvivere questi alberi che noi oggi mettiamo a dimora. Oltre all'impegno della Fondazione Con il Sud, all'interno del partenariato abbiamo anche l'importante presenza dell'ente gestore, la provincia di Matera, e altri partner come il CNR, che ha curato le analisi genetiche, oltre a lui altre associazioni del territorio, il Centro Studi Appennino Lucano per quanto riguarda la parte del monitoraggio faunistico e l'Associazione Colori dell'Anima per quanto riguarda le attività di promozione e di comunicazione. Un progetto che mette a valore tanti interventi, fra questi anche un'azione di monitoraggio faunistico. Avete raccolto dei dati, e che cosa ci potete raccontare su questo aspetto?
Beh, è stato un aspetto molto importante perché oltre, cioè in natura esiste logicamente anche la fauna, e è un aspetto molto importante perché in questo bosco abbiamo specie che in altri posti non esistono, come, e non si aspetta la gente che possa esistere in questo bosco, come per dire il lupo che è arrivato proprio nell'anno dell'inizio progetto, c'è stata la prima coppia di lupi che ha colonizzato questo territorio, quindi è stato molto bello anche cercare di capire il lupo come ha iniziato a muoversi, che cosa ha mangiato, che cosa ha predato durante questi anni. Infatti oltre a varie tecniche di monitoraggio come la percorrenza di transetti per la raccolta sia degli escrementi dei lupi e sia per capire quali altri animali si muovono sul territorio, abbiamo usato le fototrappole, che sono delle apparecchiature videofotografiche che si installano su alberi o su paletti dove è possibile e riprendono quindi gli animali che popolano questo territorio. Tramite il fototrappolaggio siamo riusciti a capire quindi le specie che popolano la riserva del Bosco Pantano di Policoro, e un'importante presenza che non era mai stata accertata è stata la presenza della martora, che di solito tende a vivere in boschi in alta montagna, in montagna, invece in questo bosco sul mare c'è questa presenza molto importante, come anche la lontra che ultimamente tende a espandersi dal centro, dal sud Italia verso il centro, però la Basilicata, ricordiamo, è il luogo in cui la presenza è molto forte, da qui le lontre si stanno spostando lungo la penisola. L'ultima foresta incantata, l'Oasi WWF di Policoro è il soggetto promotore, e questo ci fa comprendere anche quanto sia importante il lavoro che l'Oasi WWF di Policoro porta avanti ormai da tempo, soprattutto in difesa di questi luoghi e soprattutto con quelle attività conoscitive che aprono alle nuove generazioni, che aprono alla società civile tutta. È vero, noi facciamo parte di questo grande progetto che si chiama L'Ultima Foresta Incantata, dove, come hai detto giustamente, siamo partner promotori insieme ad altre realtà come l'Università di Basilicata, il Comune, Legambiente Montalbano. E oltre a questo grande progetto di rinaturazione e conservazione e soprattutto fruizione dell'area, ci occupiamo di altri progetti, conservazione di alcune specie come in particolare le tartarughe marine, progetti di eradicazione di specie alloctone. Abbiamo appena terminato un progetto per l'eradicazione del granchio blu dalle nostre acque, che è una specie invasiva e che compete con quelle autoctone. E ci occupiamo di educazione ambientale, siamo un centro di educazione ambientale all'interno della rete Redus che ci permette appunto di trasferire alle generazioni future quello che è il nostro impegno, il nostro lavoro di conservazione e tutela dell'ambiente. Grazie a questi luoghi l'ambiente può essere rispettato, conosciuto, gli animali possono essere rispettati, quindi è importante diffondere anche un messaggio educativo in questo senso. Certo, noi infatti facciamo attività di educazione ambientale con le scuole nel periodo che va da marzo fino a giugno e da giugno in poi con i campi estivi WWF per bambini, oltre a tutto il lavoro che i volontari fanno tutti i giorni, dalle notti sui siti di nidificazione al monitoraggio delle aree, che sia la spiaggia o il bosco, quindi specie diverse. E questo ovviamente ci permette di trasferire un messaggio a quelle che sono le generazioni, far vedere con mano quello che è lo scopo del nostro lavoro, mostrare un animale che viene reintrodotto in natura dopo esserci presi cura di lui, ci permette appunto di non dare solo un messaggio, ma lasciare un segno in quelle generazioni. Un
Una fruizione del territorio a 360 gradi che tiene conto delle ricchezze paesaggistiche e naturalistiche dell'antica Eraclea, oggi Policoro, è un patrimonio importante, come del resto lo è la sua storia. Sì, certo, Policoro ha una storia millenaria. Per quanto il comune sia uno dei più giovani della regione, il comune di Policoro viene istituzionalmente fondato nel 59, momento in cui si affranca dal comune di Montalbano, di cui era frazione. Come dicevo prima, una storia millenaria. Qui affonda le radici la Magna Grecia, nell'humus fertile di quello che erano le due colonie di Siris, fondate intorno al VII secolo a.C. e poi la più celeberrima Eraclea, fondata dai Tarantini nel 432 a.C. Una storia che viene raccontata ovviamente da anni e tanti visitatori che scelgono questa comunità e cui spesso tu ti rivolgi, ovviamente nelle guide che è il piacere di condurre anche all'interno del Museo della Siritide. È sempre un piacere far conoscere ai visitatori e ai turisti che vengono a incontrare, più che conoscere questo territorio, quelle che sono appunto le meraviglie all'interno del Museo Archeologico Nazionale della Siritide, con poi il contiguo Parco Archeologico di Siris Eraclea, le collezioni magno-greche, appunto Siris Eraclea, e poi l'importante collezione preromana, quella con l'ultimo allestimento datato alla fine del 2016, con le collezioni Notrie e la collezione Lucana. Un patrimonio ricco che trova concretezza, eco anche nelle tante iniziative culturali. Una fra tutte sicuramente racconta da anni questo territorio e si tratta di Vivi Eraclea. Sì, Vivi Eraclea è una manifestazione che da anni mette al centro le bellezze culturali, artistiche e la cultura anche immateriale del comune di Policoro. Sono anni ormai che portiamo visitatori in visita al Museo Archeologico Nazionale della Siritide, al Parco Archeologico di Siris Eraclea e per ultimo abbiamo costruito un percorso che vede i visitatori conoscere in lungo la città di Policoro, partendo dalla collina del castello, quindi la visita al castello baronale, passando per i giardini murati, dietro il parco archeologico, in un percorso che vede l'archeologia e la natura al centro appunto del focus di questi incontri.